Sindaco Dora, recuperare la fiducia dei cittadini e la partecipazione, un programma non facile visto che la disaffezione è nazionale e viene da lontano in questo paese, come pensa di farcela? Beh, è un impegno complesso, secondo me intanto bisogna dare un esempio di lo devono dare coloro che assumono degli incarichi importanti per essere poi legittimati anche da coloro che non li hanno votati. Un esempio di totale correttezza, di disinteresse per carriere personali, per posizioni di potere, una disponibilità piena all'impegno come servizio alla collettività. Bisogna parlare il linguaggio della verità, non fare promesse che non si possono mantenere, evitare facile demagogia. Ecco, in questo modo penso si possa ottenere magari non il consenso ma sicuramente il rispetto e si dà il senso della serietà delle istituzioni. Fra i primi impegni c'è quello del bilancio, ha detto affronteremo subito il bilancio, le casse del comune sono vuote, però lei insegna economia, la crisi è nazionale e le casse sono vuote anche per questioni, per i tagli del governo, lei ha un'idea su come fare per riempire le casse del comune? Avere un'idea prima di avere visto le carte non è semplice, nel senso che io mi insedierò formalmente oggi o domani e uno dei miei primissimi compiti sarà proprio quello di cominciare a studiare le carte e i conti. Quello che è certo è che non è semplice garantire l'erogazione di servizi che ritengo essenziali. Non è semplice, ma secondo me è fondamentale poterlo fare. E quindi da un lato bisognerà operare una ricognizione attentissima cercando di tagliare tutte le spese che possono essere tagliate proprio per evitare ulteriori tagli allo Stato sociale, considerando che già c'è il governo che sta tagliando brutalmente i trasferimenti a tutti i comuni di centrosinistra e di centrodestra, nel quadro di una manovra di contenimento della spesa che però sacrifica, secondo me, dei servizi che sono assolutamente importanti. Marta Vincenzi al suo insediamento a Tursi ha parlato di discontinuità, si è insediata nel segno della discontinuità. Uscendo da Tursi ha lasciato una pubblicazione con le realizzazioni della sua giunta, augurandosi che la nuova giunta le tenga in considerazione, dicendo però che la discontinuità deve essere un tratto dominante di una giunta nuova che entra. Lei cosa pensa di questo e cosa intende fare? Ma guardi, mi sembra che così arrovellarsi sul termine discontinuità sia sostanzialmente un esercizio nominalistico, a me interessano proprio i contenuti e allora guardiamo i contenuti. Ci sono dei progetti che sono stati avviati dall'amministrazione Vincenzi, penso ad esempio il primo che mi viene in mente, il progetto Smart City, che è un progetto assolutamente utile da portare avanti, un progetto innovativo che guarda al futuro e da questo punto di vista sarà compito della mia amministrazione procedere su una strada che è stata avviata. Naturalmente la situazione è in evoluzione, quindi bisognerà in maniera intelligente trovare il modo nuovo, adeguato ai tempi per affrontare le situazioni. Detto ciò, ci sono anche degli elementi che posso dire di continuità all'impegno nella difesa delle aziende insediate a Genova, di cui azionista il governo, si era battuta per difenderne la presenza l'amministrazione Vincenzi, si batterà per difenderne la presenza la mia amministrazione, ma ripeto, giocare col termine discontinuità, continuità, mi sembra proprio un esercizio nominalistico.
Proprio ieri si è aperto il processo all'Ndrangheta che dopo l'operazione crimine ha svelato, se ce ne fosse bisogno, la forte penetrazione delle organizzazioni mafiose a Genova. Questo è un grosso problema per questa città. Lei come intende affrontarlo? Sicuramente è un grosso problema, sicuramente è un grosso problema che deve essere al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale. Io penso che l'amministrazione comunale in un ambito come questo debba attivare gli strumenti di osservazione che ha e debba poi mettersi in rapporto costante e strettissimo con le istituzioni che più specificamente sono dedicate alla lotta alla criminalità organizzata, quindi prefettura, questura, forze dell'ordine. Ci deve essere una collaborazione strettissima tra comune e le altre istituzioni proprio per portare avanti una strategia complessiva, concertata di contrasto alla criminalità organizzata. La comunicazione con e per i cittadini per aumentare la partecipazione, lei ha una sua ricetta, fra virgolette, ricetta per questo? Ma è una più che una semplice ricetta, è un programma e una volontà politica precisa. Gli strumenti possono essere i più diversi, dai più semplici ai tradizionali, ma comunque assolutamente efficaci. Un sindaco che gira per la città, si muove anche nei quartieri, così come gli assessori si muovono nei quartieri, ascoltano i cittadini e si confrontano con i cittadini. La scelta di rendere assolutamente trasparenti i processi decisionali, una valorizzazione del ruolo dei municipi, dei presidenti di municipio e dei consigli di municipio. E poi magari anche forme online, un uso della rete su cui però bisogna ragionare molto attentamente, il portale del comune, altri strumenti, quindi da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, ma gli uni e gli altri secondo me sono assolutamente essenziali. Per la squadra lei ha detto che farà presto, farà molto in fretta, non c'è tempo da perdere, entro lunedì al massimo la presenterà. Oggi i giornali fanno qualche nome e lei continua a mantenere la riservatezza su questo o vuole fare qualche anticipazione? E poi ha già un'idea di quali saranno le deleghe che terrà per sé? Io ho detto che non terrò per me alcuna delega se non la supervisione degli uffici che sono di stretta competenza del sindaco, cioè avvocatura, relazioni esterne, rapporti istituzionali, quindi saranno gli assessori a dover gestire le deleghe sulle materie di competenza della giunta. Il sindaco avrà un ruolo generale di rappresentanza e di coordinamento. Ho detto non faccio nomi, farò i nomi nel momento in cui la giunta sarà formata e invito tutti a diffidare degli articoli giornalistici che si basano su tutto fuorché sulle mie valutazioni. Ultima domanda, il comune ha una popolazione di circa 6.000 lavoratori, vuole dire qualcosa a chi fa funzionare la macchina comunale in questo momento all'atto della sua elezione? Certo, voglio dire qualcosa, voglio dire quello che ho detto sin dalle primarie, che io ritengo che un compito del sindaco sia quello di mettersi a lavorare assieme alle lavoratrici e lavoratori del comune. Io penso che le lavoratrici e lavoratori del comune e il sindaco siano impegnati in un grande sforzo che è quello di dare servizi alla città al meglio, e in questo un amministratore deve essere capace di valorizzare tutte le competenze e le professionalità che sono presenti all'interno di questo vasto mondo di 6.000 persone che lavorano nel comune.